è venuta a trovarci nel salotto di Dialogo TV Chiara De Ferné, una ragazza che è del milanese, del classe 1981, e che ha appena scritto il suo primo romanzo, non romanzo, e poi ci faremo spiegare perché, La maschera neutra. Avevamo appunto detto romanzo, non romanzo. In realtà è un romanzo a quadri, nel senso che io sono partita da dei racconti all'inizio, poi in realtà insieme all'editore, insieme anche a Chiara Beretta Mazzotta che mi ha seguito durante la stesura del romanzo, abbiamo deciso di inserire questi racconti all'interno di un fil rouge, cioè di un racconto che racchiudesse un po' tutti gli altri racconti e che creasse una struttura più, come si può dire, più articolata. Tu ci racconti effettivamente dei personaggi molto complessi alla ricerca di sé. Più che personaggi complessi, si trovano in una situazione complessa. Quindi ho inserito questi personaggi in delle situazioni complesse per dar modo loro di riscattarsi in un certo senso, no? Di passare da un momento di inconsapevolezza della loro vita a un momento invece di luce, di consapevolezza. I tuoi personaggi vestono questa maschera neutra? In realtà la maschera neutra l'ho immaginata un po', ho rivisitato il concetto di maschera neutra che viene utilizzato soprattutto a teatro e l'ho immaginata un po' come maschera metaforica che lo psicoterapeuta deve indossare per poter mantenere quella distanza necessaria fra lui e i suoi pazienti, sostanzialmente, no? In modo da non farsi trascinare nell'emotività dei pazienti. È anche vero che Massimo, che è il protagonista, non riuscirà a mantenere questa distanza necessaria, quindi si farà un po' travolgere da quelli che sono i suoi personaggi. Questo lo porterà da un lato, vabbè, non voglio proprio raccontare tutto, però diciamo lo porterà da un lato a fallire un po' il suo compito da psicoterapeuta, ma dall'altro a capire che al di là dell'individualità di ogni singolo personaggio, quindi di ogni singolo paziente che lui avrà in cura, c'è un sentire comune. E questo è un messaggio per me molto importante, perché appunto ho preso, è vero, delle storie, ho scelto delle storie che al limite, mettiamola così, delle storie difficili, però penso che ognuno di noi si possa ritrovare nei sentimenti di questi personaggi. Come ti è nata la voglia di scrivere questo libro? È nato quasi per caso, perché ho iniziato a scrivere dei racconti partendo dall'idea di voler raccontare un percorso individuale, un percorso interiore del personaggio. E poi da lì è nato un po' tutto il resto e quindi e poi sono riuscita a creare il romanzo per intero. Che cosa ti ha ispirato? Delle storie di persone che conosci? No, in realtà no, poi è più facile magari per un esordiente riuscire almeno all'inizio a prendere degli spunti dalla vita privata, però devo ammettere, io mi sono sempre interessata molto alla realtà degli ospedali psichiatrici, manicomiali prima, eccetera. Conoscendo abbastanza bene questa realtà ho voluto parlare di questo e quindi sono stata spinta, sì, forse anche da miei trascorsi, da trascorsi della mia vita. Se poi io sono in questo romanzo, no, o meglio, sì e no. Però sullo sfondo c'è Milano. Sì, è vero, Milano è molto importante, è una domanda che non mi avevano mai fatto, però effettivamente Milano in questo romanzo è un personaggio, no? La mia esperienza personale, io ho sempre avuto un cattivissimo rapporto con Milano, abito fuori Milano, quindi in una realtà completamente diversa, anche se poi vivo realmente a Milano, perché lavoro qui, esco qui. Poi in realtà negli ultimi periodi ho iniziato a camminare per Milano, quindi a farmi anche lunghe distanze sempre camminando e l'ho rivalutata moltissimo e quindi in realtà è nato un amore quasi, no, tra me e Milano.